Oggi siamo ad Atri perché insomma si chiude la prima settimana di fase 2. Il San Liberatore di fatto ha aperto anche la sua fase 2. Un buon pomeriggio a Paolo Renzetti in compagnia di due ospiti, il direttore sanitario del presidio ospedaliero San Liberatore Marino Iommarini e alle sue spalle anche il dottor Alfonso Prosperi, chirurgo. Buon pomeriggio Paolo, buon pomeriggio ovviamente anche ai tuoi ospiti. Buongiorno, buongiorno, grazie ovviamente al dottor Iommarini e al dottor Prosperi. Siamo all'ospedale di Atri all'esterno del San Liberatore. Dottor Iommarini, è iniziata la seconda fase, come diceva da studio Jacopo Forcella. Tra poco ci sarà questa riconversione, questo ritorno, diciamo, alla normalità, alla operatività classica dell'ospedale San Liberatore di Atri. Ci sono dei percorsi differenziati. Vogliamo spiegare quello che accadrà da qui a qualche giorno? Da qui a, diciamo, tutto il mese di maggio, perché questa è una fase, se possibile, anche più impegnativa di quella iniziata nel mese di marzo. Ci stiamo riorganizzando per avere percorsi separati, per avere degenze separate per pazienti non Covid e pazienti che mi auguro sempre meno Covid. Al momento i degenti sono davvero pochi, ma dobbiamo dire che questo è stato effetto del lockdown e di questo, della riapertura, sia pur parziale, ne vedremo gli effetti di qui a qualche settimana. Dottor Iommarini, possiamo fare anche un bilancio, un primo bilancio dopo questi 2 mesi? L'ospedale San Liberatore ha retto e ha retto bene a quella che è stata una vera e propria emergenza. Io devo dire grazie a tutti gli operatori. Tutti i medici, gli operatori sanitari, gli infermieri, il personale delle pulizie, delle cucine, di medici che hanno smesso di fare quello che facevano fino al giorno prima, il dottor Prosperi ne è un esempio, per dedicarsi a un'assistenza completamente diversa. Senza questo gioco di squadra, senza questa volontà che Atri ancora una volta ha dimostrato, non ce l'avremmo fatta perché è stato un lavoro davvero difficile, complesso. Basti pensare alla vestizione che deve avvenire più volte e che impegna fisicamente l'operatore perché è costretto a lavorare in condizioni di disagio estremo. Si suda, ci si vede male, si appannano le mascherine, gli occhiali, quindi ci sono difficoltà che chi non prova non immagina. Prima di coinvolgere il dottor Prosperi, un'altra notizia che forse molti non conoscono, c'è un'associazione, l'Associazione Italiana Guariti Covid, che è nata proprio ad Atri all'interno di questo Sì, ospedale. è nata da un'idea di un gruppo di medici che lavorano qui dentro, che hanno visto questa possibilità di sviluppare un progetto solidale attraverso questa associazione che a breve avrà una seconda sede ad Ascoli Piceno. E questa associazione avrà il compito di divulgare una cultura infettivologica. Voglio dire, oggi noi in televisione dappertutto sentiamo parlare di Covid quasi incessantemente, non vedo grandi differenze perlomeno nei programmi in diretta. Noi vogliamo che la gente sia più informata, ma non solo questo, vogliamo aiutare le persone che sono state colpite dal lutto per Covid, vogliamo aiutare operatori sanitari, medici, tutti quanti con un'associazione grande che abbia davvero un respiro nazionale. Jacopo, a te per Sì. ovviamente ancora parlare col Noi dottor prima Iommarini e col dottor Prosperi. volevo completare col dottor Iommarini un paio di considerazioni per poi passare al dottor Prosperi. Innanzitutto, buon pomeriggio, dottore. Io volevo chiederle innanzitutto una questione che riguarda e che ha riguardato non solo l'Abruzzo, anche molti presidi italiani, che è quello dei contagi all'interno dei presidi. Ecco, la fortuna di Atri è che non ha avuto la bravura in questo senso, che non ha avuto casi del genere, ma io volevo chiedere in che cosa è funzionato ad Atri che magari in alcune altre circostanze può essere andato storto. Direttore, mi permetta di non essere d'accordo con lei. Siamo Direttore, un po' stati troppo, io la ringrazio normali. però, direttore. No, vabbè, un augurio allora. Non siamo stati più bravi degli altri e questa è una malattia così subdola che basta un attimo di disattenzione. Quello sì, l'attenzione qui c'è stata massima in ogni momento, anche a livelli proprio di esasperazione. Quello forse ci ha aiutato, ma adesso tutti sono più in grado di difendersi. Noi siamo stati fortunati e siamo stati attenti, era quello che dovevamo fare.
E poi altra considerazione, ringraziandola per l'augurio, di nuovo, quando avete avuto davvero la percezione che la Buriana che aveva investito il vostro presidio, così come tanti altri, fosse passata al punto da aprirsi di nuovo alle attività mediche e chirurgiche, che fosse finalmente una fase 2 anche per il presidio ospedaliero? Beh, intanto questa fase 2 la dobbiamo ancora finire di vivere, perché insomma è impegnativa. Quando abbiamo avuto l'impressione che ci sarebbe stato il miglioramento, ma io posso dire dopo Pasqua sono diminuiti progressivamente i ricoveri, ne arrivavano sempre meno, per fortuna aumentavano i dimessi, i guariti. Da quel momento in poi forse si può dire che sia stato l'inizio possiamo dire come augurio della fine, ma ce lo auguriamo davvero. L'ultimissima, in molti nella politica abruzzese hanno detto a caldo nel momento dell'istituzione degli ospedali Covid che chi si fosse sacrificato in questa prima fase poi avrebbe avuto nel futuro, sarebbe stato ricompensato. Ecco, da parte vostra ovviamente vi attendete che la politica nazionale, regionale prenda in considerazione i piccoli nosocomi che però sono stati strategici in questa fase? Ma io credo che dopo quello che è accaduto, che ritorno a dire, finisca presto, tutta la rete dell'assistenza debba essere rivista con modelli nuovi che non abbiamo più, che abbiamo smesso di avere, che quindi bisognerà reinventare un po' tutto, quello bisognerà fare. Non so, forse la capillarità della rete ospedaliera può essere un valido presidio, ma bisognerà pensare anche al territorio, a quello che fanno, che si fa da parte dei medici di base. Insomma, bisognerà reingegnerizzare tutta l'assistenza sanitaria pubblica. Le posso chiedere solo una postilla, perché ha attirato tantissima attenzione l'ozonoterapia, ne ha parlato anche da noi, nei nostri appuntamenti informativi, il dottor Enrico Marini. Le chiedo, effettivamente c'è una speranza concreta che attraverso l'ozonoterapia il Covid-19 possa essere debellato? Ma guardi, l'ozonoterapia è stata una possibilità in più, ovviamente è stata utilizzata nelle fasi meno critiche e abbiamo avuto dei risultati, miglioramento sicuramente delle condizioni cliniche del paziente, e si sono osservate anche delle negativizzazioni che però bisogna confermare, non si può dire che è stato il solo ozono a farlo, dei tamponi. Quindi ci sono delle buone speranze, ma è una terapia abbastanza complessa, abbastanza indaginosa, da proporre esclusivamente in ambito ospedaliero. Certo. Grazie al dottor Iommarini per la disponibilità, anche per la chiarezza con cui ci ha spiegato molte cose. Il dottor Alfonso Prosperi, a cui do il buon pomeriggio. Dottore, diceva il dottor Iommarini che molti torneranno a fare il lavoro per cui lavorano appunto all'interno del presidio ospedaliero. Questo in fondo è una luce in fondo al tunnel, tornare un po' a fare quelle che sono le attività per cui si è all'interno di quell'ospedale, non occuparsi solo di Covid. Sì, sicuramente è una notizia positiva questa, che ci tranquillizza sicuramente. E noi abbiamo avuto un periodo difficilissimo quando siamo stati trasformati in Covid, e questo è avvenuto dalla mattina alla sera, come tutti sapete. E per cui sono state interrotte tutte le attività chirurgiche di questo presidio. Abbiamo avuto la possibilità comunque di andare in altro presidio ospedaliero come quello di Sant'Omero per comunque continuare a trattare i nostri pazienti di classe A. Ma sicuramente la notizia di questa riconversione graduale del nostro presidio, che comunque ricomincerà ad assicurare tutti i servizi e tutte le prestazioni effettuate prima del lockdown, sicuramente ci dà grande tranquillità e speranza per il futuro.
Qual è stato il momento più complicato? Prima il dottor Marini ha detto dopo Pasqua abbiamo capito che si stava svoltando, tra virgolette ovviamente, quindi prima di Pasqua, ecco, qual è stato il momento più complicato da vivere? L'inizio. Sì, sicuramente è stata quando abbiamo praticamente ci hanno comunicato questa cosa, che dovevamo affrontare questa emergenza sanitaria senza precedenti. E ti lascio immaginare quali sono state le sensazioni di noi tutti, operatori del settore, sensazioni diverse che andavano un senso di smarrimento, un senso di ansia, anche di un certo stato di ansia per un evento che ci coinvolgeva personalmente e professionalmente. E soprattutto i sentimenti differenti che andavano dall'orgoglio di essere stati scelti per un compito così difficile, ma anche che contrastavano comunque con il timore, la paura per i nostri operatori sanitari, la sicurezza dei nostri operatori sanitari, per la sicurezza dei nostri familiari, la sicurezza degli utenti, ma anche c'era un certo timore di non essere all'altezza di affrontare questo compito. Alla fine ha prevalso un atteggiamento di grande responsabilità di tutti che ci ha aiutato a superare queste giuste perplessità. Abbiamo intrapreso questo nuovo percorso, che sicuramente è un percorso difficile, che comunque sicuramente ha cambiato la vita di molti noi. A proposito di senso di responsabilità, so che lei è anche consigliere comunale e anche la politica atriana in questo senso ha dato un segnale forte di unità nel momento in cui si è deciso la riconversione. Il consiglio comunale, l'assise comunale, di fatto ha avuto un indirizzo unico, sia maggioranza e opposizione. Ecco, questo è stato un altro segnale di compattezza e di unità attorno al presidio ospedaliero. Questo sì, sicuramente io sono consigliere comunale di opposizione del Partito Democratico e posso dire che l'atteggiamento del nostro partito è stato dall'inizio di grande responsabilità. Oltre alla grande responsabilità è stato anche propositivo, perché quel documento votato all'unanimità, quella risoluzione votata all'unanimità in Consiglio Comunale è stata una nostra proposta, e dove c'era il progetto di riconversione graduale di questo ospedale fino al ritorno alla sua normalità. È uno strumento importante perché permette di controllare politicamente che questo si attui, tutto questo percorso si attui, e inoltre verifica tutti gli impegni che vengono presi quotidianamente. Mi lasci dire che questa occasione ha codificato comunque il nostro ospedale come ospedale del territorio, ospedale di tutti. E, come ha detto giustamente il dottor Iommarini, la sanità dopo questa emergenza va rivista un po' nella sua interezza, perché ha messo a nudo quali sono le sue debolezze. E comunque si è visto che la scelta vincente, la scelta che premia è la territorialità nei confronti del concentramento e della ospedalizzazione, e altra cosa importante è la sanità, la medicina del territorio, che è un pilastro fondamentale della sanità pubblica.